Giusto appunto che parlavamo con quello di Tabui che già ha illustrato l'applicazione, ci ha risolto anche un problema, devo dire la verità, in questo Salone di Parma. Ci ha risolto il problema che comunque sia, siccome noi continuiamo a perderci in questo salone, perché mia moglie, ah, andiamo di qua, andiamo di là, dobbiamo trovare che, ecco, tramite l'applicazione riusciamo anche, dillo te, spiega un attimo. a trovare gli stand che ci interessano. Quindi io apro l'app Tabui, Allora, inquadro lì, eh. seleziono il salone del camper, vado a vedermi il catalogo degli espositori, inserisco il nome dell'espositore che mi interessa e mi dà automaticamente il Brava, vai. padiglione. Cerchiamo plein air. Dobbiamo andare a rinnovare la tessera plein air. Ecco qua, padiglione 2, padiglione 4. Noi siamo al padiglione 2, dobbiamo andare al D37, siamo a Lè, quindi andiamo di là e troviamo. Ok, forse potremmo anche riuscire a non perderci per l'ennesima volta. Vediamo. Prova da non credere, Hai siamo visto? riusciti a trovarla. Quasi fidi di me. Hai visto, no? Allora, Tabui valida, però devo puntualizzare una cosa. L'unica cosa che posso puntualizzare è che il problema sui telefoni Xiaomi, vi funziona l'applicazione, riuscite a trovare tutto, però per l'inquadratura dei QR code in fiera, che vabbè, per voi ormai è passata, praticamente Xiaomi ha qualche problema con l'accesso alla fotocamera dall'applicazione. Non è un problema di Tabui, ma è un problema di Xiaomi. Vabbè, va bene lo stesso. Comunque è sempre un'applicazione più che utile. Ve la consiglio. Allora, tessera del plein air rinnovata. Adesso andiamo con questo foglio ad un altro stand, il padiglione numero 4. Che dai, fammi vedere che cosa ci hanno dato. Quest'anno le Spostiamoci. ciabatte. Ci hanno dato una borsa con i gadget. Carinissime le Carinissime, abbiamo ciabattine. le ciabattine, Borsa. una borsa pieghevole portabile, sì. Sì. E È un una gadget alimentare. gadget, scatoletta di tonno, perché si sa che i camperisti mangiano solo scatolette, dicono. Sì, vieni nel nostro camper, poi ne riparliamo. Allora, siamo venuti a ritirare l'omaggio. No, sì, vabbè. No, Allora, c'è il giochino. ah, c'è il giochino. Col plein air e andiamo. Cosa vinciamo? Con la nostra fortuna probabilmente niente, però ci Ottimo. sono dei gadget anche piuttosto interessanti, a Ok. seconda dei giorni che L'anno si scorso vogliono avevamo, ci avevano dato lo svito? vedere. Lo svito. Che va sempre bene. Allora, dobbiamo dirla, dai. C'è un barbecue della Weber. Un estintore di quelli immediati che dura 50 secondi. Un kit acqua carico BioColor dell'Acqua Travel, un orologio VivoFit Garmin e due kit di prodotti Ericsson e Svitol. Ah, sono i premi di oggi. Ok, oggi ci sono questi premi qua. Non so che cosa riusciremo a vincere, però ci proviamo. Ecco, è tipico. Hanno già vinto tutto, praticamente. Ah no, tranne il kit di prodotti. Bisogna aprire Luca dei kit di prodotti. Secondo me perdiamo. Potrebbero esserci buone possibilità. Buone possibilità che perdiamo, vediamo. Noi vogliamo perdere tutto, anche quella di E io consolazione. invece voglio darle un bel premio. Ah, ok, allora sono fiducioso. Vai te, fai tutto te, io non voglio Faccio sapere niente. io. Come perdo io, non perde nessuno. Ok. No, ma ci mette anche Concentrati. dell'impegno a perdere di Sì, solito. guarda, Così. concentrati. È questa qui. Questa qui, guarda, proprio lei. Vedi? Visto? Visto che è quella giusta. Perfetto. No, però il premio di consolazione. Ah, perfetto. Abbiamo il borsino. Abbiamo il borsino. Con lo svito. Perfetto. No, no, al momento io ce l'ho. Allora, tutto, sì, tutto il materiale convenzionato con noi, quindi potete Ok, andare. Va bene? grazie tanto. Quello è vostro.
Aspetta così. Grazie. Opla. Allora, abbiamo vinto praticamente il premio di consolazione, che comunque sia è una borsa di stoffa della Truma. Mi sembra che ha messo dentro una bomboletta di svitol, un po' di volantini vari. E niente, adesso dobbiamo uscire, che andiamo al nostro camper e poi continuiamo il giro, anche perché ci hanno dato un ulteriore tagliandino che dobbiamo andare ad un altro stand per, non mi ricordo più, c'è un piccolo omaggio ancora. L'anno scorso avevamo preso il portachiavi. Sì, a seconda dei vari stand convenzionati ci sono delle varie promozioni, c'è quello che ti dà l'omaggio a fronte di un acquisto, un altro un omaggio a prescindere presentando la testa, insomma poi ti leggiamo e vediamo che cosa c'è. Allora, Itineo 5,99 lunghezza. C'ha un letto singolo basculante che scende dall'alto. Beh, spazio per la dinetta ce n'è. Spazio di dinetta ce n'è. Letto alla francese posteriore e il bagnetto con doccia separata. Sì. Accendi la luce. Da qualche parte. Vabbè. Secondo me hanno spento proprio. Vabbè. Le luci non vanno. Vabbè, la doccia ci sta, questo si apre. Si può vedere solamente. Vediamo un po'. Non si possono accendere le luci. Oh. Ok, abbiamo acceso le luci. Doccia separata, abbondante, è bello. Con il suo gancetto su per appendere tutto. Lavandino, PC a cassetta. Beh, spazioso. E ci abbiamo il frigo verticale con anche il cassetto sotto. Molto comodo. Mamma mia. Sono imbranata, non ci arrivo. Questo si apre così. Apre così. Ma io qua c'è una tasca di porta oggetti. Bello. Anche un bel gavone. Una cosa devo dire che è assolutamente una cosa abbastanza difficile, perché noi siamo, cioè abbastanza difficile capire cosa andare a vedere, perché siamo venuti qui senza praticamente la minima idea di cosa voler vedere, diciamo. Noi andiamo sempre sui veicoli piccoli, però piccoli con determinate disposizioni, però non siamo venuti qua a dire dobbiamo vedere quella casa, quel modello, quella casa, quel modello, andiamo lì. No, noi proprio così, allo sbaraglio, e adesso ci troviamo comunque sia con tantissimi veicoli. Abbiamo un po' istinto, diciamo così, che ci guardiamo intorno, quello lì, guardiamo. Sì, ecco, infatti, perciò tutto quello che si riesce a vedere sarà quello che ci sarà, diciamo, capitato tra le mani e ci ha incuriosito. Spero che riusciamo a far vedere nella pienezza, diciamo, tutta la fiera, un po', diciamo, da un po' tutte le angolazioni, via. Comunque i veicoli sono belli, devo dire la verità, in molti casi noi che siamo qui dall'apertura della fiera ci sono un po' di veicoli, un bel po' di veicoli, a quanto vediamo che le rifiniture, ragazzi, lasciano un po' a desiderare. Insomma, ma era successo anche l'anno scorso questa cosa qui, che si vedono dei veicoli rovinati al secondo giorno, ma proprio si vedono anche dei veicoli che sono stati assemblati anche con poca cura. Non punto il dito a nessuna casa, nessun modello, perché ci mancherebbe, non è da me, diciamo, farlo, però insomma sono cose che si vedono, balzano all'occhio. Se uno dice io devo spendere 50, 60, 70 mila euro, però poi ho i bordini d'alluminio che mi tagliano le mani nel gavone, non è una cosa carina. Però insomma vedremo di documentare il più possibile, dai.
Oh ragazzi, gira che ti rigira, oltre che ho trovato una faccia brutta qui, no? Ma proprio veramente, veramente brutta. Ma gira, rigira, rigira per il salone. Mi trovo un signore abbandonato dalla moglie che è andata in giro a far compra. Viva la gnocca! Qui, fermo. Ecco il motivo. Viva la gnocca! Il grande Supertori. È serissimo. Noi quando diciamo certe cose siamo sempre seri. Supertori mica tanto in questo momento, eh. No, no, ma la rifacciamo, facciamo una bella mano nuova, poi video. Porca troia, mi faccio mettere la mano bionica. C'ho la carpale. Girando per la fiera, sono incappato in questo stand, Gioia Cocktail, e lui è Yama. Buongiorno, giusto, no? Yama di Gioia Cocktail. Ragazzi, ci hanno dato poco fa un Long Island veramente, veramente saporito. Veramente. Lei, no, non ve la inquadro, ve la inquadro. Ok, ha gradito alla grande. E già che siamo qui, perché no, infiliamolo anche lui dentro il nostro video per la fiera e ci spieghi un attimo come funziona, che cos'è. Molto volentieri. Cocktail artigianali pronti da bere. Prodotti in Italia partendo da materie prime artigianali prodotte in piccoli liquorifici artigianali. Prodotto estremamente comodo in quanto stavamo parlando del Long Island. Come sappiamo, per chi non lo sa, per comporre un Long Island ci vogliono almeno 4 bottiglie di distillato, una di cola e del limone. Noi abbiamo tutto in questo pratico formato da 1,5 litri. Ogni box contiene 15 cocktail e per servirlo ci serve semplicemente un bicchiere. Una sbattutina alla box. Firma. E il cocktail è pronto da servire. Pornostar Martini. E ovviamente non potevo non prendere un Pornostar Martini. Volevo mettere anche la magliettina di un po', mia moglie me l'ha vietata. Scrivete nei commenti che è una bruttissima persona. Sì, sì, forse lo posso diventare. Vedremo prossimamente. Vieni, segui qui. Oh, comunque, la cosa fantastica di questo è che praticamente ce l'avete già pronto, non dovete avere tutto l'ambaradam dietro per prepararlo. Si infila nel frigorifero. Cosa volete di più? Alta qualità in piccoli spazi. Purtroppo non posso dire venite alla fiera a prenderlo, perché quando uscirà questo video la fiera sarà già finita. Però avete un sito internet? gioiacocktail.com. Ok, lo lascerò sotto nel video in descrizione, così andate a vedere e non so, contattate direttamente, lasciate anche se li provate, lasciatemi un commento sotto il video, io vi lascio tutte le indicazioni qua sotto. Ok, grazie di tutto. Grazie a voi, saluti. Okay, ciao. Ok, e gira, 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 gira per la fiera, siamo arrivati qui e abbiamo trovato Bruna che ci ha parlato praticamente del paesino di Brescello. A Brescello ricordiamo che c'è un parcheggio più o meno all'ingresso del paese, in un incrocio, c'è un parcheggio dove vi potete fermare col vostro camper. Non è un'area sosta, non è a pagamento, non ci sono servizi, è un parcheggio dove tu ti metti lì col camper e mi sembra 500 metri sei nel centro del paese. A Brescello trovate le trattorie a tema, inutile dire di chi, Brescello è Peppone Don Camillo, c'è poco da star lì. I musei, le trattorie, le statue in piazza, il carro armato che se capitate nei giorni della festa, io ho visto i filmati, la rievocazione dove hanno fatto parestimati, hanno fatto partire il carro armato e via, la rievocazione con un attore che ha praticamente rifatto la scena in piazza di Peppone che si fa il suo discorso al popolo. Adesso questo video uscirà quando la fiera di Parma sarà già finita, perciò non posso dirvi più di tanto. Addirittura qua vedo che c'hanno un volantino che fanno la revocazione, rifanno la benedizione del fiume, però è proprio nell'ultimo fine settimana della fiera. Però sapete che in più, se si farà ogni anno, ci sarà anche questa. Ci sarà anche questa. Che dire, le cartoline sono bellissime, ci sono le piantine e tutto, ma c'è soprattutto questo splendore che arriva direttamente dal set del film. Quindi io vi dico, andare a Brescello sicuramente una volta nella vita bisogna pur farlo. Non so cos'altro aggiungere. Noi vi aspettiamo. Grazie. Grazie a voi.
Allora, girando per la fiera abbiamo trovato il signor Luciano, disponibilissimo, della Rivers Veicoli di interesse storico, e mi sono fermato davanti a questo bellissimo Ruggeri, che comunque vedo delle documentazioni, delle fotografie qua, vedo i colori Martini, della Martini, da dove arriva, che cosa questo ha fatto. Questo ha seguito un sacco di rally, praticamente, sì, con la Lancia Stratos soprattutto, e poi è finito in mano a un nostro, diciamo, socio, che è appunto, siamo le Rivas, certifichiamo i veicoli di interesse storico, okay, quindi facciamo tutta la certificazione su questi veicoli, e ultimamente sta andando per la maggiore, perché sta finendo nel set di un sacco di film, perché ce lo chiedono come diciamo veicolo di interesse. Qualche nome periodi, che magari le viene in mente, dove è stato in questo momento così. Non so, io so che anche 15 giorni fa è finito sul set di un film che stanno facendo bene su Rally adesso. Perfetto. Proprio perché era un veicolo che naturalmente a quel tempo andava, sì, la struttura è eccezionale, sì, tanto io l'ho vista da vicino, anche, praticamente se dà un'occhiata non anche, si è osato neanche dire, magari c'è un puntino, carteggiare, ritoccare, no. È proprio originale al 100% proprio, e con una struttura che è la fine del mondo, perché è okay, tubolare e diciamo metallica, è una sorta di roll bar, diciamo, cioè un, esatto, è una gabbia metallica, gabbia non metallica, è come fosse praticamente un pullman, diciamo che non è legno e polistirolo, assolutamente, è compensato, naturalmente ha la pavimentazione anche questo, che però è soprattutto è particolare. Beh, un veicolo. Una curiosità che comunque molti chiedono sui veicoli, sui vecchi camper, uno dice vuole farlo riconoscere come veicolo storico, che noi siamo quella branca dell'ASI, sì, siamo affiliati ASI, quindi la branca, sì, ASI, che seguono i veicoli di interesse storico, allora, e di interesse storico intesi come veicoli abitativi. Perfetto. E quindi facciamo la verifica su questi veicoli, facciamo la certificazione per l'ASI, l'ASI ci dà l'ok una volta che noi abbiamo fatto la certificazione, con il famoso CRS che va poi, sì, trascritto nel libretto, e il veicolo diventa di interesse storico dai 20 anni in avanti. Avete comunque, c'è un sito internet, c'è dove il sito internet, basta guardare il sito internet, eventualmente siamo disponibilissimi, basta vedere nel sito internet l'elenco dei commissari tecnici, sì, siamo un po' dislocati in tutto il nord Italia, purtroppo al sud un po' meno, però adesso cerchiamo di andare anche eventualmente al sud, facciamo qualche volta dei raduni dove, sì, facciamo queste verifiche, abbiamo raduni, ne facciamo minimo 3-4 all'anno, dove invitiamo soci nuovi, anche soci vecchi, sì, perché molti puntano di già, ma allora lo faccio diventare tipo veicolo d'epoca, che è perché dicono che risparmio il bollo. Allora non è ma tanto non per è, il bollo, ecco, infatti. Intanto c'è il prestigio di avere un veicolo di interesse storico, sì, di andare su un veicolo di interesse storico, sì, e questo non è una cosa da poco. E poi rivaluta decisamente il veicolo, perché dopo un certo numero di anni il veicolo magari per le assicurazioni non vale più niente, e invece qua viene certificato in quel momento. Cosa in caso di incidente non viene dato zero, ma esatto, viene data la valutazione che è stata. Bene, comunque io lascerò in descrizione del video i link del sito internet dove trovare tutte le informazioni. Posso solo che ringraziare del tempo. Grazie, grazie, buona giornata. Ok, andiamo al vano. Anche questo c'ha il letto sopra, il lettino sopra. Ha lo stesso. Sì, stessa, adesso quasi tutti montano queste aperture qua. Ma come spazio non è male? No, gli spazi il lavandino è grande, ha fatto anche una bella guarnizione spessa, devo dire che mi fa bello. Un po' strano la posizione, ma è solo una questione di abitudine. Secondo me questo qui si accende, no, credo che si accendeva anche questo. No, no, che strano, il frigo anche qui hanno messo quello col cassetto sotto, sì. Sì. Più che altro il bagno qui, fa vedere il bagno. Vabbè, il bagno non è piccolo, vai dentro, il bagno non è affatto piccolo, no. Io sono sempre con lo zaino, quindi sì, una volta il box chiusa, doccia si chiude.
io la doccia me la faccio tranquillamente, ricordo che ho zaino, quindi... E sei grossa. E sono grossa. Giusto. Il lettore dietro è bello spazioso. C'hai i suoi vani. Lo blò panoramico. E qua. Il gavone. Non so se c'è anche un gavone esterno. Non so. No, sarà tutto sì, credo. No, no, ce l'ha, perché con lo spazio che ci stiamo andiamo a vedere l'esterno del gavone da fuori. Ah, c'è anche la porta TV qua sopra. Che è giù, frigo è grande. Guarda un po'. Cestellino. Bello. Madonna, qua sotto c'è tanto spazio. È davvero carino questa cosa. Mi piace. Qua si allunga. Sì, sì, classico. Esce fuori e la cappellina sopra. Ok, possiamo andare. A posto. Il gavone è passante. È qua. Apriamo. Ah, ecco, vanno bombole. Qua ce ne stanno due grandi comunque. Da quest'altra parte. Ah, la stufa. La stufa. Allora, col riflesso non si vede. Box Drive 600 XL, prezzo al pubblico 79.860, andiamo a vederlo. Allora. Aspetta che mi sposto di là così posso riprendere. Un letto qua. Un letto lì, viene in avanti e da qua si mette la scaletta e si va su. Però, scusa, prendi a te la camera, vedi là? Ecco, è inquadra me. Ragazzi, io... Adesso... Gli spazi... È un po' troppo stretto, XL per che cosa? È quello che vorrei capire. Se vado nel bagno... Io vorrei sapere che cos'ha di XL questo van qui, perché non è... C'è il pavimento... No, stacca pure. Ma te pare? È davvero bella, guarda. Vediamo. Piatto estraibile. Prova. C'è il tappeto qua. C'è il tappeto. Vabbè, comunque. Vabbè. C'è anche. C'è qua comodissimo la sua leva per il bidet. Comodissima. L'aggancio sopra per farsi la doccia. No, non lo so se il piatto doccia sia estraibile. Sì. Ci sarà magari un pezzo che viene fuori. Sì. Bellino. Qua? Questa c'è una scaletta. C'è il frigo. Il frigorifero grande. Bello. Questo è molto. Questo penso sia l'armadio. L'armadio con la sua stufa sotto. Bello. E sotto sono, si alzano i divanetti. Quindi sì, credo di sì. Sì. Le panche. Tre gas, comodissimo per i tre gas. Guarda qua. La Madonna. Guarda quanto spazio. Cioè, questa è figa davvero. Dai, un bel lettone. Letto regolabile. Un bel salottino. Letto regolabile. Bello. Sicuramente la bella.
E questa era lo spore fan, boh, vabbè, quello lì, ok, 22 si dice di più. Occhio. Però la gira. Certo che per chi non vuole un altro veicolo, ma una caravan da agganciare, portare in giro, che, ragazzi, piastra induzione, sì, perché tanto lì ti aspetta, attacchi alla colonnina, bisogna vedere se la colonnina poi regge, ma credo che sia di una potenza adeguata. Vediamo il bagno. Bello. La porta è grande, dai, bello con questa tenda, guarda, vedi col bordino che gli dà rigidità, così non ti si appiccica addosso. Bello, bello. Bello. Bellettone. Un sacco di vani. Che figa. Tocchi qua. Touch. Sì, si chiama Touch. Siamo nel 2022. Vabbè, figa. Si chiama Touch. Noi nel nostro camper non ce l'abbiamo. Mettimele. Qui. Ma che bello. Tanto spazio. Posto porta televisore, riscaldamento e climatizzatore di serie. Mamma mia. Controllo elettronico della potenza, illuminazione. Qua c'è scritto roba dappertutto. Un sacco di roba. Bello. Anche il mondo delle roulotte ha parte i bambini e abbiamo la roulottina apposta per i bambini. Eccola qui. Piccolina con il loro. Con il loro salottino, guardate che cosa simpatica. E qua, vabbè, credo che non abbia neanche bisogno di presentazioni. Vabbè, vabbè. Cos'hai combinato a sto giro? No, io non ho fatto, giuro, no, questa no, volta no. Non è colpa. Ok, no. Dai, regalamene uno. Chiedi a Cristina. Voglio uno, per favore. E ci concede anche il momento di relax, con relativo ingozzo. Com'è? Hai mangiato l'angolino? Vabbè, allora. Oh, ragazzi, toccherà provare. Che devo fare? È buono, ragazzi. Qui alla fiera vi ricordo che si può anche mangiare e si mangia anche bene. Dai, tranquilli. Di? Ho detto fiamme e fuoco, abbiamo già capito tutto. Dai, sono buoni. Guarda qua. Guarda che spettacolo. Guarda. Segnamo l'andoia. Appena fatto da lui. Già fatto. Del primo, un filo d'olio.